Non ci posso credere, non può essere davvero finita così. È assurdo. Sì, lo so, è finita molto stranamente. Ehi, a proposito di strano, vi ricordate Viola, quella di ieri? La nuova arrivata? Come dimenticarla? È super bizzarra. Buongiorno Alex, buongiorno Betty. Ciao Giulia. Oh, ciao Argentina. Ecco, siete pure in mezzo a noi. Ok. Eccomi, ci sono anch'io. Posso stermi vicino a te? Certo, vieni. Grazie. Di cosa stavate parlando? Parlavamo di Viola, la nuova arrivata di ieri. È vero che è veramente strana? Ah, sì. Giulia, dovresti fare un articolo su di lei. Oh, forse l'ho già fatto. Ma no, insomma, non so molto su di lei. Sappiamo che è timida, che il motivo per cui si è trasferita qui. Ah, una persona così asociale, se io la scrivessi sul blog, insomma, non interesserebbe nessuno, quindi preferisco di no. Non conosco nessuno asociale come lei. Che c'è? C'è Danny. Oh già, Danny. Vedi anche secchiona come lui. Ehi, non è. Cioè, ok, è vero che sono uno che studia, ma non sono più uno asociale. Guardate quanti amici ho e persino una splendida fidanzata. Oh, grazie. È lei che non parla. E poi non è secchiona come me. Scusa, tu ne vuoi chiaro? Lasciamo stare. Siamo arrivati, scendete. Dopo a scuola, in classe. Allora, ragazzi, per questo motivo l'abbiamo di 30 uccellini, 31 uccellini, 32 uccellini. Di solito quando le lezioni non sono tanto noiose riesco a pensare agli articoli che farò, ma è così noiosa che non riesco a pensare a nient'altro che quella biologia. No, io lo trovo interessante. Danny, tu trovi tutto interessante. Appunto. Sembra anche che la sapientina dietro non si stia affatto annoiando. No, prende appunti. Già, prende anche appunti. Come Danny, era l'unico della classe. Mi sa che avrai una rivale, Danny. Che cosa? Ah, non mi farò battere da una quei capelli blu glitterati. Io li ho blu, ma non glitterati. Io li ho glitterati, ma non blu. Sembra un insieme tra te e Argentina. Ragazzi? Ragazzi! Sì, prof. Ci dica, non stavate neanche ascoltando. Mi sembra che siete molto annoiati. Cioè, tu ti vedo sempre a guardare la finestra. Tu stai chiacchierando da un'ora con Danny. Tu ti stai per addormentare? E tu anche ti stai per addormentare. Non è vero, prof. Io stavo ascoltando. Anche io. Appunto, solo voi due. Tutto il resto della classe dov'è? Va bene, prof. Adesso ascoltiamo. No, Betty, adesso è troppo tardi. Visto che non mi interessa, farete voi una ricerca. Non ci posso credere. Che pizza. Che bella una ricerca. Non sarà da soli. A coppie? Sì, sarà a coppie. Oh, prof, io posso stare con. Ehi, 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 ehi! Metta giù quella mano, Blair, le coppie le decido io. E ti pareva. Ovviamente non finirò con nessuno dei miei amici. Ah, vorrei finire con Danny. Anche se tuo fratello. Perché sono un secchione. Ah, no, non è vero. Allora, vediamo. Alex lo mettiamo con Luna. Ok, sì. Voi farete la ricerca da pagina 28 a pagina 36. Mettetevi vicino al divano così potete decidere quali parti suddividervi. Betty, sarai con Natasha. Oh, non ci posso credere. Che sfortuna. Argentina, ti metto con lei, va, così siete già vicini. Buglia, ti metto con Gumball. Che pizza. Brian con Melissa, Jessica con Antonio. Dai, dimmi. Blair con me. Denisa. No. Almeno è una femmina. Per finire, Danny con. Sì, ma chi è rimasto? Viola! Oh, con quello lì. Beh. Con Viola? No. Scusami. Ciao Viola. Sì. Che pagina ha detto che dobbiamo studiare, fare la ricerca? Non hai sentito? Ha detto da 53 a 62. Aspetta, adesso.
Facciamo uno schema. Non hai sentito noi occupato. Dai, Danny, dagli una possibilità. Non lo conosci neanche. Magari non è male come sì. Nerd come te è timida. Io non sono timido. Anche questo mi sembra un punto importante. Danny, devo lavorare solo io? Danny, devo solo lavorare. No. Ehi, ma di solito io quando faccio lo schema, se voglio davvero trovare i punti chiave, prima sottolineo. Ah, sai che non è una cosa brutta, io fatico sempre. Sottolinea. Allora, secondo me questo paragrafetto potremmo scartarlo. Parla solo. Ma che dici? No. Non vedi che qua parla di quando è nato. Allora. Ecco. Wow, abbiamo trovato i punti chiave in un minuto. L'importante. No, quello. Mi sembra che Giulia non vada molto d'accordo con il suo compagno. E vediamo un po'. Lei invece. Smettila, non è importante quello. Sì. Ok, vediamo. Loro sono insieme, dovrebbe andare. Tutto bene, ragazze? No, non va bene. Lei dice che tutti i punti non sono importanti. No, ho detto alcuni. E che non voglio fare un tema di due pagine. No. Ok. Tutto bene, ragazze? So che voi siete amici e dovreste andare d'accordo. Sì, ma Dan e Alex vuole sottolineare troppe cose. Insomma, non deve venire tanto lungo. Ma io sto sottolineando le cose importanti. Stai sottolineando quasi tutto. Guarda, qua è, in questa pagina non hai sottolineato solo quella frase. Ecco fatto, ora è sottolineata. Ma ti avevo detto di non sottolineare tutto. Ma era importante. No che non lo è. Oh, mamma, neanche tra amici. Beh, vediamo qui. Insomma, non sono amici, non dovrebbe andare tanto. Ecco qui, e questo lo scriviamo qui. Ehi, però non pensi che questo punto vada anche scritto? Oh sì, poi potremmo fare anche un approfondimento di sui componenti chimici. Oh, è proprio vero. Ma pensi che questo sia importante? Ma io metterei solo una frasetta. Sì, infatti. Non ci posso credere, lavorano meglio di tutti. Wow. Dopo sul pulmino. Oh, finalmente andiamo a casa, non ne potevo più. Voleva sapere tutto lei. Mai visto? Oh, io ero con quel Brian. Faceva fare tutto a me. Io certe cose non le capivo e chiedo, ma secondo te questo è importante? Lui, sì, mettilo. E questo, sì, mettilo. E poi gli ho chiesto, ma tu sei scemo? Lui, mettilo. Non mi stava neanche ascoltando. Allora io ero con una femmina, ma voleva avere solo ragione lei. Cioè, questo sottolineiamolo che poi lo mettiamo nello schema. Gli ho detto, ma secondo me non è importante perché c'è scritto già all'inizio. Lei, ma certo che è importante, l'inizio dice solo due cose. Io, va bene, mettiamolo. Lui diceva, invece questo qua direi di non metterlo perché non importa. Hai detto, ma non c'è scritto da nessun'altra parte. Lei, ma sta zitta, avevo ragione io. Cioè, ma chi si crede di essere? Allora a me non è andata bene. Ah, uffa, già ce l'ho vicino. Perché mi ha lasciato con lei? Uffa. E te, Alex? Ma, insomma, non lo so, io... lei mi diceva che scrivevo troppe cose, non è vero. Sì che è vero, mettevi le cose non importanti. Ma che dici? Lei si lamenta che aveva sempre ragione. E te, Danny? Ma non capisco, Danny non sembra essere stato arrabbiato, insomma, ha lavorato con... Ehi, Danny. 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 Danny! Cosa? Che c'è? Beh, com'è andata con Viola, antipatico? Ma essere sincero, ho lavorato bene con lei. Insomma, andavamo d'accordo. Diceva le cose importanti, io dicevo di togliere, non mi da, cioè non è che mi dava torto. Avevate ragione voi, è una mia fotocopia. Questo mi fa riflettere. Ok. Non ci posso credere. Forza Argentina, siamo arrivati. Ah, era davvero? Continuerò a dirvi com'è andata male. In chat. Ma come faceva Danny ad essere così rilassato? Già dovrebbe essere quello che era più agitato e arrabbiato. Già era con Viola. Vado a raccontarglielo anche a loro.
prima che li racconto. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se ve lo sareste aspettato che Danny e Viola avrebbero raccontato. Beh, insieme, secondo voi lei, questa Viola, diventerà nostra amica? Iscrivetevi, lasciate like e ora vado a dirlo anche a loro, che così si calmano un po'. Ciao!